quello che si può notare è che effettivamente cavallette ce ne sono, ma ce ne sono molti di meno se lo paragoniamo all'anno scorso o due anni fa. Quindi sicuramente l'azione che hanno portato avanti l'agenzia Lahore con la lotta antiacridica è andata bene, cioè gli sforzi sono stati ripagati ampiamente, perché adesso a quest'ora qui avremo visto cavallette volare, perché siamo a fine giugno, cosa che invece non stiamo vedendo. Che si parli di calamità naturale, questo è vero, e quindi si doveva trovare una soluzione. Una soluzione però doveva essere rispettosa dell'ambiente, perché non dimentichiamoci che la legge 313 del 2004 ci dice e riconosce l'apicoltura come attività di primaria importanza proprio per la sua azione proliua sul territorio. Però qualcosa bisognava fare. Nei vertici la prefettura, i comuni hanno dato il loro ok per far entrare gli operatori nei terreni e oggi possiamo dire veramente che le api sono in attività e anche l'antagonista delle cavallette, il coleottero mirabilis variabilis, è presente. Per cui possiamo dire che tutto sommato l'ecosistema ha subito sì dei danni, ma non così gravi come magari pensavamo all'inizio.